amici del colesterolo, finalmente è arrivato il video che stavamo tutti aspettando. Io prima di tutti, prima di voi, ovvero il primo video di modifiche alla verde. È tutta croccantella, BMW verde, finalmente, finalmente, non vedevo l'ora. Un attimino di recap. BMW M3 Competition 2021 X-Drive, motore 3000, 6 cilindri biturbo con 510 cavalli. Va veramente forte, settimana scorsa l'ho portata anche al tazzo ruolare, ma noi sappiamo com'è la situazione, fighe cavalli non bastano mai. Quindi siamo qua proprio per cercare di aumentare un po' i cavalli di questa bestia qua. E vi devo dare un po' di spiegazioni, perché questa volta non faremo semplicemente una rimappatura della centralina della BMW. Principalmente, ve lo spiegherò più avanti, perché dal luglio 2021 in poi tutte le BMW hanno appunto le centraline bloccate. Quindi non è purtroppo fattibile in tempi brevi sbloccare le centraline e mapparle. C'è la possibilità, mandando la centralina a una determinata azienda in Nord Europa e poi fare il lavoro, vedremo magari in futuro lo faremo, ma c'è possibilità di dare un po' di cavalli alle macchine, non solo alle BMW, ma praticamente a qualsiasi macchina con un altro sistema. Siamo qua dagli amici di BRS, ci trovo sempre il prezzemolo, buongiorno. A me fanno schifo le BMW. È proprio sì. Ma prima, come al solito, vi devo dare una raccomandazione, visto che purtroppo mi sono ritrovato tantissime persone che sono disiscritte al canale. Ve lo dico da un po' di video, ma credetemi, è fondamentale. Mettete il telefono in verticale, un secondo ci vuole, e controllate che siate iscritti al canale a Spampin Auto. Scrollate giù e guardate. Se non siete iscritti, cliccate sto tasto, perché a me fa un'enorme differenza. Ma YouTube ha tolto l'iscrizione a tantissime persone, e sberle assolutamente che bisogna dare. Facciamola vedere la pausa caffè di chi lavora davvero. Allora, noi veramente stiamo cercando smandrappone.com. Ma... E intanto in tutto questo vi presento anche chi lavora davvero, perché non ha il caffè, Fabio di Power King. La pausa caffè l'abbiamo finita, probabilmente vi ricorderete anche di Bruce. Buongiorno. Ciao a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie. Bruce intanto ha già in mano quella che sarà la prima modifica che andremo a fare sulla verde. Vuoi spiegarmi di cosa si tratta? Apriamo lo scrigno magico. Vai, vediamo. Eccolo, ok, di che cosa si tratta? Allora, ovviamente è una centralina aggiuntiva che ci serve per potenziare la M3, dato che prima è in garanzia, ma questo è praticamente un problema. Seconda, è protetta da anti-tuning, quindi non è possibile fare la mappa tradizionale, quindi uno se vuole più potenza è fondamentalmente fregato. Con questa centralina riusciamo a gestire il boost e quindi dargli più potenza e coppia. Ovviamente è già un prodotto che è sviluppato, iper sviluppato per l'S58, quello dell'M3 M4 Competition. Ok. Oggi andiamo a montarlo insieme a loro e ho portato anche il computer, così se vogliamo smanettare un pochettino e vediamo... Vediamo i risultati. Perché partiamo con il modulo? Perché il modulo si può accendere e spegnere a piacimento. Adesso procederemo a montarlo, vi faremo vedere anche che è estremamente facile. Lo fa direttamente sia Bruce, ma ovviamente le persone che lavorano qua in officina. Attenzione che questo non è un oggetto solo ed esclusivamente per la BMW M3 Competition, bensì il modulo è possibile aggiungerlo a praticamente qualsiasi macchina che sia turbo benzina oppure turbo diesel. E voi direte, Michael, tutto bello, abbiamo capito che è un sistema che ti consente di aumentare la potenza della macchina, ma perché non monti questo modulo dopo aver montato lo scarico? E perché è semplicissimo, è colpa di Capristo. Perché lo scarico non sta arrivando. Hanno purtroppo dei tempi che si sono un attimino dilatati. Stefano, ti voglio bene, non ti preoccupare, fa niente. Mi devi solo 2000 euro. Ma tanto ci sarà tempo di montarlo e poi di adeguare appunto l'eventuale modulo più avanti. Fermi un attimo, prima di continuare con il video voglio parlarvi dello sponsor del video di oggi, che è Car Vertical. Ve l'ho spiegato più volte, ormai sicuramente lo conoscerete. Car Vertical è un servizio che vi consente di ottenere tantissime informazioni su un mezzo di vostro interesse, semplicemente inserendo sul portale o sull'applicazione per smartphone il numero di targa o il numero di telaio del veicolo in questione. Otterrete tantissimi dati che potreste non sapere. Vi faccio un esempio: mio fratello da pochissimo si è comprato una BMW serie 4 bianca, ovviamente usata. Lui guarda i miei video e quindi è stato furbo, prima di fare un potenziale acquisto è andato a fare un report direttamente su Car Vertical. Ve lo metto qui così potete scorrerlo anche voi, però sostanzialmente non c'è niente da segnalare, non è stato soggetto a furto, non è schilometrato, non è incidentato, ma soprattutto è stato immatricolato in Italia, poi ha avuto un cambio di proprietà e poi appunto l'ho acquistato mio fratello. Ma possono accadere dei casi ben peggiori. Vi faccio vedere l'esempio di questa Mercedes classe E. C'è il numero di telaio, non è stata schilometrata, non soggetto a furto, ma ecco, incidente. È stata immatricolata in Germania e poi ha avuto un danno, è stata messa in vendita per ben 5 volte, poi è stato reimmatricolato in Italia e oggetto di revisione. Danno stimato di 60-80 mila euro e sotto ci sono anche le foto ed è in una condizione pietosa, cioè questa qua
non dico che sia cappottata, ma quasi. Molto utile, trovate il link in descrizione con un'offerta a tempo limitata per appunto acquistare i vostri report. Fatelo, perché io stesso lo utilizzo, tutte le mie macchine sono a posto. E continuiamo con il video. Sono veramente due cavi da attaccare ed è praticamente plug and play, quindi normalmente è facile. Nella disposizione di queste è un po' balorda, però vabbè. Il modulo a che cosa si attacca in logica? Allora, la BT2 è sempre i due sensori turbo, okay. Quindi in questo caso siamo un po' sfortunati perché uno è comodissimo, è questo qua, e quell'altro è sotto imboscato. Ok. Che lavorano solitamente in coppia oppure hanno delle sezioni di voltaggio ad esempio differenti. Ok. Ci dobbiamo collegare a tutte e due. E basta, solo questo? Basta, monti, plug and play. Adesso siamo sfortunati perché qui non puoi fare un'installazione casereccia. Tutta roba casereccia. Però solitamente il 90% dei casi te la puoi. È un po' più facile. Qui c'è il cavo, vedi, quindi abbiamo i connettori come l'originale. Tac tac, togli e metti. Plug and play? Plug and play, sia per sotto sia per sopra. Quindi quando serve tornare in garanzia ad esempio, si smonta e non ci sono segni di manomissione, niente. Chiaro. Stacchiamo l'originale, yes, e montiamo il ponte della centralina aggiuntiva. Quindi uno, lo rimettiamo dentro una buona, montiamo l'originale nel cablaggio. Ok, fatto, finito. Finito. Direi. Bravo Gerry. Lo spinotto lo facciamo passare da questa apertura. Okay. Il modulo direi di metterlo qua, così prende aria e non dà fastidio a nulla. Nel caso in cui vogliamo escludere il modulo, abbiamo questo bellissimo spinotto che ci fa da ponte, quindi rimettendo questo spinotto la macchina ritorna perfettamente completamente origine. Stock. Perfetto. Okay. Bellissimo. Adesso andiamo a attaccare la nostra centralina e la posizioniamo e la fissiamo. Intanto noi scarichiamo l'applicazione che ci consentirà di fare un pochino di cosette appunto collegandoci alla macchina. Praticamente noi vedi questi sono i due segnali del sensore, no? Sì. Segnale 1, segnale 2 e abbiamo le mappe di riferimento. Io poi mentre siamo sul banco, adesso questa è una taratura già iper testata, quindi partirei da questa. Ok. Per fare il test e vediamo come va. Se vediamo incertezze o qualcosa che non va, col computer possiamo lavorarci. Splendido. Mezz'ora dopo abbiamo finito, la portiamo di là. Vai, andiamo. Vai. La macchina sta uscendo perché il montaggio l'abbiamo finito, ci abbiamo veramente messo 30 minuti e da qui ci trasferiamo di là. Legando la macchina al banco perché adesso finalmente faremo le prove. Non l'ho mai bancata, quindi sarà anche un test e sarà molto curioso vedere effettivamente quanti cavalli ha la macchina sia da stock che con il modulo montato. Questo perché il modulo dall'applicazione si può rendere operativo oppure disabilitarlo. Partiremo facendo il lancio con il modulo proprio perché l'ambiente è un po' più fresco e quindi vedremo quanti cavalli raggiungiamo. Successivamente invece facciamo il lancio senza il modulo, quindi con il modulo completamente staccato per vedere da che base siamo partiti. Eventualmente, se necessario, ci sarà Fabio che interverrà con il suo computer per cambiare il file all'interno del modulo, ma questo solo ed esclusivamente se sarà necessario. Con benzina non tanto 180. Non suona ancora come dovrebbe senza scarichi, maledizione. Però i cavalli li abbiamo. Ovviamente adesso facciamo altri lanci. Secondo lancio abbiamo fatto 5,73. Perché ovviamente la temperatura è più calda, si scalda tutto. Lancio stock. E originale è quella verde, abbiamo 523 cavalli stock, quindi direi ottimo. Ovviamente attenzione, la macchina ha già le venturi montato, però di base sapevo che le BMW dichiarassero leggermente meno cavalli di quelli che hanno realmente, meno male
Tanto così vuol dire che ha più cavalli. Adesso scendono i ragazzi e ci spiegano bene tutto quanto, come sta andando. Però almeno per adesso ottimo risultato. Allora, risultato finale con lo schermo alla mano. Allora, la curva verde è la curva stock, quella sotto ovviamente di coppia, quella sopra invece di cavalleria. E come vedete abbiamo più o meno qua, dove c'è il segno di coppia massima, originale abbiamo 675 Nm. Quanti cavalli, Tommy? 523. 523 cavalli stock con le venturi montato. Con il modulo invece 584 cavalli con un picco massimo di coppia di circa 740 da 2800 giri, spiatto sino a 5500. Ne abbiamo guadagnato veramente sia 200 giri sia in costanza appunto di coppia. Ottimo risultato, direi, no? Sta funzionando. Siamo soddisfatti. Oh, vuol dire funziona tutto. Non resta che provarla. Test drive. Test drive, prima reaction. Ne fa di strada. Come si sente un po'? Sì, direi di sì, direi parecchio. Si sente più che altro che è più, cioè ti attacca parecchio di più alla coppia, quella che fa la differenza. Eh sì, è quella, l'ho sentita anch'io. Sì. Come sta lì, cazzo? Che quanta strada. Bello, ottimo lavoro. Ci sta. Bello lavoro.